Io vorrei dire poche cose alle compagne e ai compagni oggi, poche cose che però spero siano sufficientemente chiare. E voglio partire dicendo in esplicito che ho apprezzato oggi, non posso dire lo stesso per gli ultimi giorni, ho apprezzato i toni e la misura con cui Gianni oggi ha svolto la sua relazione introduttiva alla conferenza di organizzazione della FIOM. Ho compreso perfettamente la scelta di non affrontare nella relazione, magari forse deludendo un po' le attese di tanti che dall'esterno guardavano e guardano a questa riunione, compresi magari gli organi di informazione, di non affrontare le vicende recenti che negli ultimi giorni ci hanno fatto appunto accendere sopra tanti riflettori. Io ovviamente rispetto e condivido questa scelta. Noi siamo alla conferenza di organizzazione, dobbiamo parlare, dovremmo parlare soprattutto d'altro. Spero che ovviamente sarà così, l'inizio mi pare incoraggiante. Per quello che mi riguarda faccio così anch'io, tranne un veloce riferimento a un dato dell'attualità che dirò alla fine. Però resta il fatto, credo che sia giusto dirlo, per onestà, per trasparenza tra di noi, che non parlarne non significa ovviamente cancellare quanto è successo, rimuovere le parole che sono state dette, le scelte e gli atti che si sono compiuti e che hanno creato, penso sia giusto anche ricordare questo, un certo sconcerto, un certo disorientamento tra le compagne e i compagni della FIOM nei gruppi dirigenti e non solo nei gruppi dirigenti. Credo che soprattutto ragionando con il senno di poi e con il tono e la misura di stamattina forse si sarebbe potuto evitare questo trauma. Io penso nel merito del punto principale su cui stiamo discutendo, e cioè delle questioni poste dal documento unitario di CGIL e CISL UIL sull'ipotesi di riforma degli assetti della contrattazione, io penso sia giusto, altrettanto onesto, in maniera trasparente, dire che ascoltata la relazione di Gianni con attenzione sia utile sottolineare il fatto che io non condivido i giudizi che Gianni ha espresso e dunque, poiché presumo che prevedibilmente il documento finale di questa conferenza, che Gianni e diciamo, i compagni della Commissione discuteranno, conterrà formulazioni di questo tenore, annuncio sin da questo momento che presenterò un documento alternativo a questa impostazione. Sì, perché credo che espresso il giudizio in questo modo e in questa forma si sia in presenza di una divergenza di natura strategica tale da non poter consentire una mediazione possibile sul punto. E quindi lo annuncio adesso. Penso di star parlando a compagni e compagni che sanno perfettamente su cosa si può mediare e su cosa non si può mediare. E il mio giudizio diverge da quello di Gianni per una serie di ragioni che provo a spiegare, ovviamente. Io parto dal fatto che rivedere gli assetti della contrattazione, riformare gli assetti della contrattazione, sia una necessità che è evidente per tutti. Lo è stato per noi, che nella nostra pratica contrattuale di riconquista del contratto nazionale abbiamo messo in campo tutte le mobilitazioni
e la forza delle nostre lotte, ma abbiamo ovviamente compiuto in due, diciamo così, tornate contrattuali successive cambiamenti nella durata e nella tempistica del contratto. Lo dicono le tante vicende di categorie che sudano e faticano anni e anni per conquistare il rinnovo del contratto nazionale. Siamo cioè in presenza di un quadro che ha fatto saltare il modello di riferimento che per un certo periodo, nel bene o nel male, condiviso o no, ha presieduto agli assetti della contrattazione. Penso cioè sia chiaro a tutti che se non si costruisce un nuovo sistema, io penso si possa dire, senza indulgere nella retorica, nella propaganda, se non se ne costruisce uno nuovo di sistema, quello attuale è imploso, crolla il contratto. Crolla l'idea di contratto nazionale come in parte sta già avvenendo. E quindi io penso che bisogna metterci mano. Io credo che siamo tutti d'accordo che bisogna metterci mano. E allora per schemi. Lo dico con chiarezza perché è bene che ci diciamo le cose. Se può essere condivisa in tutto o in parte, e io in parte condivido la critica che Gianni e altri compagni nella discussione hanno avanzato rispetto al metodo seguito, anch'io avrei preferito, lo dico onestamente a Guglielmo, che su un argomento così importante ci fosse più tempo per discutere, più coinvolgimento dei compagni, dei gruppi dirigenti, dei delegati, di quelli che poi la contrattazione nazionale e aziendale la fanno sul serio. Se questo però è vero, non è altrettanto, diciamo così, automatico, a differenza di quello che pensa il mio amico Nicola Riva, trasformare un dissenso di merito, di metodo in un dissenso di merito. Io questa equazione non la faccio. Posso non essere d'accordo su come si è arrivati a questa decisione, ma questo non essere d'accordo non mi porta a giudicare non buono, inidoneo, non condivisibile il contenuto e lo spirito di quell'accordo confederale unitario che io penso invece sia utile. Penso che dentro l'impalcatura contrattuale che scaturisce da una lettura, io ne do diciamo una di questo tipo, da una lettura obiettiva di quel documento, ci sono tanto le ragioni della difesa del contratto nazionale che se non facciamo qualche innovazione crolla, tanto le condizioni per estendere dal punto di vista quantitativo e qualitativo la contrattazione di secondo livello nei territori, nelle imprese, nei siti, nelle filiere, come decideremo di fare, non riducendola, uso le parole di Gianni, a un ruolo puramente adattivo. Ce l'ha detto Gianni, noi sappiamo da tempo, ha fatto riferimento a una nota autocritica di Di Vittorio, Gianni ha fatto riferimento a quella nota vicenda, noi sappiamo da tempo del legame stretto e inscindibile tra il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello. Ora, proprio perché tali, e cioè inscindibili e che stanno insieme, come dicevano i latini, perché se non stanno insieme cadono insieme, proprio perché tali inscindibili, io vedo nell'interagire di questi due livelli, dall'interazione di questi due livelli, i miglioramenti concreti che possono venire alle condizioni dei lavoratori. Questo almeno per quanto riguarda le cose che noi possiamo concretamente negoziare. Sapendo bene, compagne e compagni, che non basta ovviamente quello che noi facciamo